Funziona anche a Pasqua e Pasquetta la rete delle librerie cittadine che ospitano alcuni punti di informazione per turisti distribuendo materiali utili e cartine della città. Fornitura extra per gli info point dell'aeroporto di Capodichino e della stazione centrale in vista degli arrivi turistici per il periodo festivo. L'iniziativa Destinazione Librerie, oltre a far bene alla città perché consente ai visitatori e ai turisti di conoscere la nostra identità, la nostra storia, la nostra cultura attraverso le librerie, credo che abbia il vantaggio che il libraio si senta ancora più coinvolto in quello che è uno dei più importanti step per una città turistica, cioè l'accoglienza. Io sono orgoglioso di poter dire che mi fa molto piacere poter accogliere turisti e visitatori che non solo cercano la nostra città attraverso la conoscenza del cibo e delle tradizioni, ma anche facendo un tuffo nella nostra cultura. Saranno aperte domenica e lunedì le due sedi di Colonnese in Vico San Pietro a Maiella e in via San Biagio dei Librai e le due sedi di Dante e Descartes in via Mezzocannone e in piazza del Gesù. Lunedì mattina sarà aperta anche la libreria Pisanti di Corso Umberto. Funziona moltissimo, devo dire che le nostre librerie storiche, che di per sé le nostre librerie antiquarie, che di per sé già meriterebbero un viaggio, registrano veramente un grande interesse da parte dei visitatori. Napoli è una città turistica per il suo straordinario patrimonio culturale, non solo quello che ereditiamo dalla storia, ma anche per la grande creatività che segna anche questi anni. I turisti che vengono a Napoli sono soprattutto dei viaggiatori. Per questo noi abbiamo chiamato questa iniziativa Informazioni da Viaggio. Qui il turista non riceve solo un'informazione su alcuni servizi, prendere un taxi, un mezzo pubblico, una metropolitana, ma può ricevere dai nostri librai anche informazioni da viaggio, cioè costruire il proprio viaggio, la propria permanenza nella città, anche conoscendone meglio appunto il grande patrimonio culturale, come i nostri librai con la loro sapienza possono saper indicare.